oggi, voglio dire, il declassamento dell'Italia, sì. Immagino che per Maurizio Lupi sarà un frutto della situazione internazionale, per Rosi Bindi sarà colpa di Berlusconi, cioè voglio dire, no? A Porta a Porta il taglio, dei testimoni al processo Mills. È una corsa verso una condanna annunciata, è una carognata, oppure hanno fatto bene i giudici perché sono scocciati, insomma. Ecco, quindi, sentiremo anche le intercettazioni, come ci si comporta in Rai, per esempio, come... Ma insomma, su questo la commissione di vigilanza, l'azienda avevano dato sempre delle disposizioni, per esempio sul fatto che non si potessero doppiare, che non si potessero usare gli attori, quindi insomma vorremmo, certo, delle intercettazioni parleremo evidentemente, ma insomma non credo che stasera diremo, faremo la voce di Berlusconi e la voce di Tarantino, insomma, questo, no. Questo anzi direi che è formalmente vietato da disposizioni degli anni precedenti, che guardavano anche trasmissioni di cronaca. Sì. Senta Vespa, in questi giorni ovviamente si parla molto della Rai, ci sono state molte polemiche, riparte una stagione, non c'è Santoro, non c'è la Dandini, Saviano non c'è più, Fazio forse andrà, cioè qualcuno si chiede cosa sta succedendo in Rai, tutto normale secondo la vicenda Santoro per esempio, a lei dispiace che non ci sia più? Dunque allora, io ricordo sempre a me stesso, perché gli altri non lo sanno, che quando chiuse Lotta Continua, il quotidiano storico tanti anni fa, io mandai a De Aglio proprio un messaggio di solidarietà e di dispiacere, e quando il Manifesto stava per chiudere io andai nella sede del Manifesto per portare la mia... Cioè ogni voce che scompare è una perdita. Però visto che siamo alla RAI e visto che c'è un servizio pubblico, buono o cattivo che sia, bisogna pure rispettare tutti quanti le stesse regole. E Michele Santoro, che io ho sempre, con il quale peraltro ho un rapporto personale corretto, qualche volta perfino cordiale, ho sempre rispettato molto professionalmente, queste regole non le rispettava. E faceva un programma che, quando io chiesi alla stampa estera, quando Berlusconi fece quella sciagurata iniziativa di proibire il talk show alle elezioni dell'altro anno, io dissi: scusate ai corrispondenti esteri, in quale dei vostri paesi nel servizio pubblico c'è un programma come Anno Zero? Ci fu il silenzio assoluto. Quindi non rispettava le regole Santoro? Beh no, direi proprio di no, insomma, quindi voglio dire, Santoro, che io al quale veramente e sinceramente faccio gli auguri per un programma che sicuramente avrà successo, qualunque sia la piattaforma, Sky, cioè, non faceva un programma giusto per la RAI, e poi diciamo che se n'è andato, sono accompagnato alla posta. E invece la Dandini dice, la questione delle risorse interne fa un po' sorridere. Perché porta è stato all'interno e invece parla con me, no? No, ho capito, ma è stato sostituito, pare, con Pippo Baudo. Cioè, no, che lasciamo non è... perdere con chi è stato sostituito, questo non lo so. Diciamo, la Dandini domanda perché Vespa da 16 anni può onorevolmente fare il suo programma con risorse interne, che costa molto meno di Parla con me e fa molto più ascolto e molta più pubblicità? Può rispondere? E quindi voglio dire, non è una questione politica, è una questione meramente di calcolo economico, secondo lei, che ha fatto il cinema. Se avesse accettato di farlo all'interno l'avrebbe fatto. Non con una produzione esterna. Ma poi soprattutto i costi, Parla con me costa un sacco di soldi, voglio dire. E fare gli ascolti molto più bassi di Porta a Porta. E poi dobbiamo prescindere, vorrei vedere se fosse stato il contrario, a quale albero mi avrebbero impiccato. Senta, lei ha detto ieri in una conferenza stampa non farà digressioni, per esempio Sanremo fu un'esperienza, le chiesero di fare Sanremo, lei disse di no e ribadisce no, Sanremo no neanche quest'anno. Risposi a Masi, al direttore generale, che faccio un altro mestiere, insomma. Bene o male, ma faccio un altro mestiere. E perché neanche quella digressione, non so se ce lo vuole dire, cosa successe a proposito con Pippo Baudo, no? Ci fu in quel programma sui 150 anni, tensione. Due idee diverse di programma. E purtroppo io almeno me ne sono accorto tardi, ecco. Quando ormai non poteva più. No, è stato un errore professionale da parte mia, ormai è andata. Un'ultima battuta su questo è due giorni fa avevamo Lucia Annunziata proprio all'indomani della vicenda Dandini e qui ha commentato, dice, viene da pensare se sia necessario ormai rimanere in Rai, anche le intercettazioni sulla questione Sanremo, le promesse dell'Arcuri eccetera, dice, ma sembra che la Rai sia diventata ormai mercimonio politico di qualunque cosa, lei percepisce qualcosa del genere oppure è un'esagerazione? La Rai nel tempi della EIAR, voglio dire, quando è politica. La radio, è stata evidentemente, essendo l'azionista, il politico, il mondo politico.
politico evidentemente è stata sempre soggetta a pressioni. Poi bisogna andare a vedere quali sono le aspirazioni e quali sono poi le realtà. Cioè, voglio dire, che a qualcuno facesse piacere che Emanuela Arcuri partecipasse al Festival di Sanremo, è questo credo che sia nei fatti, ma quello che conta è che Emanuela Arcuri non abbia presentato il Festival di Sanremo. Io credo che contino i risultati più che le aspirazioni, non trovo.